gente, benvenuti nel mio canale. Oggi voglio fare una pulizia del viso super veloce, super rapida, con pochi ingredienti, ma soprattutto profonda, senza troppi impegni. Guarda, sono senza trucco, ho detto ma sì dai, mi faccio fare un po' di pulizia da sola, a me stessa, perché per la maschera che mettiamo, tutto il resto, c'è un sacco di pori dilatati, un sacco di brufoletti e soprattutto un sacco di baffi che dovrei togliere via e sistemarmi anche i sopracciglia. Però fa niente. Oggi mi dedico a fare una pulizia, però senza troppi impegni, perché non è che ho tantissima voglia. E quindi ho deciso di condividere con voi questo video. Vi lascio al video tutorial come faccio la mia pulizia del viso. A dopo. Per pulire i pori e togliere via i punti neri, ho preso una ciotola, ci ho messo dentro dell'acqua normale e ho messo dell'olio essenziale di tea tree, olio essenziale di eucalipto e olio essenziale di menta. Ho messo 3 gocce a ogni olio. Se non ce l'avete, potete tranquillamente bollire dell'acqua e mettere dentro o della camomilla oppure della menta, oppure se avete qualche tisana delle erbe aromatiche va benissimo. Ho preso un asciugamano da bidet piccolino e non ho proprio strizzato tanto, ho lasciato abbastanza acqua dentro e l'ho messo nel microonde per 2 minuti, al massimo 2 e mezzo. In frattempo sono andata a preparare la mia maschera scrub, è super idratante e purificante, a base di fondo di caffè, bicarbonato, limone e acqua di rose, e ci ho messo del miele perché è super super idratante, purificante, e tutti questi ingredienti insieme. E ho preso l'asciugamano, ovviamente dovete controllare bene che non sia caldissimo troppo, perché sennò bruciate la pelle. Adesso che i pori sono pronti per pulirli, ho preso una molletta, una classica molletta, e ho cominciato a passarla sulla pelle, così mi aiuta a togliere via i punti neri senza proprio schiacciare la pelle. La mia maschera iper idratante e lenitiva e antirughe e vitaminica, 2 fettine di banana normale, la schiacciate bene 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 bene, dopodiché aggiungiate un piccolo cucchiaino di miele. Questa qua è la mia maschera preferita in assoluto, vi lascia la pelle meravigliosa. E se avete un'uscita o qualcosa, ve la consiglio tantissimo.
eccomi, il risultato mi piace tantissimo, mi piace proprio tanto. Sento la pelle, come si dice, la pelle idratata e purificata, mi piace proprio tanto. Comunque, se avete ancora un po' di tempo, potete mettere una maschera di tessuto che avete a casa, o se no, potete aggiungere un'altra maschera, magari aggiungere, io ad esempio ho una maschera qua di pomodoro, puoi aggiungere un'altra maschera. Oppure, se non avete tempo o siete stufi o avete altre cose, mettete la vostra crema giornaliera. Se di giorno o di notte dipende, mettete il vostro contorno occhi, la vostra pelle perfetta. Io sinceramente la lascio respirare per qualche tempo, almeno per mezz'oretta, e poi dopodiché mi metto la crema idratante, perché comunque non sento la necessità in questo momento di mettere nessun tipo di crema, sento la pelle super bella. Adesso vado a togliere via i miei amici baffi. Mi sistemo i sopracciglia e sono a posto, e più tardi metterò la crema. Comunque, spero che vi sia piaciuto il mio video. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, seguitemi sul mio canale e alla prossima, bella gente, che passate una bellissima giornata. Ciao a tutti!